Ragazzi, vi sto un attimino abbandonando, scusatemi, ma sono pronto a tornare alla grande perché ho dato il primo esame. Mettimi un attimo a fuoco, perfetto, spero che mi abbia messo a fuoco perché non sto usando l'LX. Ma comunque ragazzi, oggi siamo qui per analizzare un prodotto veramente che secondo me dovete avere assolutamente. Un giocattolino, non so come definirlo, ma che funziona benissimo e che è anche super economico. Trovate ovviamente il link per l'acquisto qui sotto in descrizione. E di che cosa parlo? Beh, l'avete letto dal titolo, di lui, o meglio, il drone mini di Xiaomi. Partiamo. Salve ragazzi, benvenuti o bentornati qui sul canale per un nuovo video dedicato ai gadget, o comunque alla serie dedicata proprio a dipendenza da gadget. E oggi per questa serie siamo qui per analizzare lui, o meglio il mini drone di Xiaomi. Un dispositivo veramente super super interessante, con addirittura anche una bella fotocamera posta proprio nella parte frontale, 720p. Ma non ci fermiamo in troppi dettagli perché voglio analizzarlo insieme a voi proprio in questo video. Quindi per altri video di questa serie e per altri video interessanti dove andiamo a analizzare gadget, lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e ovviamente attivate la campanellina e fateci sapere qui sotto nei commenti voi cosa ne pensate. Ma adesso partiamo e facciamo un pochettino volare questo bel drone. Partiamo ragazzi, e partiamo subito col dire che non sono un esperto di droni, quindi scusatemi se non uso termini super tecnici, ma diciamo sarò molto accessibile in questo video perché è un drone abbastanza giocattolo, ma che riesce diciamo ad accontentare praticamente tutti, soprattutto per il rapporto qualità-prezzo, perché questo lo trovate ad un prezzo super super accessibile. Ovviamente trovate i link in descrizione. Ma comunque partiamo subito col parlare di questo prodotto. Allora, partiamo dai materiali. Veramente secondo me fantastici, sì plastici, ma di ottima fattura, colorazione bianca, veramente ottima, non dà problemi. Non ho mai avuto problemi per quanto proprio riguarda la resistenza, anzi l'ho schiantato in faccia a muri, è caduto perché non lo sopportavo bene, ma ragazzi non ho mai avuto un problema o comunque un cenno di diciamo imperfezione per quanto riguarda la scocca. Sarò magari forse sculato io, non lo so, però ragazzi è veramente molto resistente. Quindi per quanto riguarda i materiali, secondo me Xiaomi ha fatto veramente un ottimo lavoro. Una cosa che vi consiglio ovviamente è di mettere i coprielica, a meno che non siete proprio super esperti, però questi vi salvano veramente veramente la vita. Li trovate ovviamente sempre in confezione, e infatti in confezione andate a trovare anche due eliche che sono magari utili proprio per magari se rompete magari un'elica la andate proprio a sostituire proprio in maniera istantanea. Ma allo stesso tempo su Gearbest e non solo riuscite a trovare proprio pezzi per aggiustare il vostro quadricottero, si dovrebbe chiamare così. Ma comunque molto molto interessante anche per quanto riguarda proprio la sua vita, nel senso che anche se rompete un pezzettino riuscite a trovare dei ricambi, quindi non ci sono problemi. Una cosa molto interessante, ma allo stesso tempo anche un difetto, è la batteria. È sì messa nella parte superiore molto bella, soprattutto per quanto riguarda la colorazione, ma porta un difetto con sé, o meglio la durata. Infatti riuscite a fare una durata di circa 10 minuti di volo, massimo 12, ma poi lei si scarica e muore praticamente. Ma la cosa che io vi consiglio comunque, se volete utilizzarlo di più, potete acquistare altre batterie. Molto molto interessante questo aspetto, perché non è facile proprio da trovare su tutti i droni, soprattutto con questo rapporto qualità-prezzo. Quindi potete acquistare altre batterie e diciamo giochicchiare di più con questo dispositivo, che inoltre ha una fotocamera molto molto interessante, che non andremo a provare in questo video, ma l'andremo a provare sul secondo canale. Quindi mi raccomando, trovate il link in descrizione e iscrivetevi anche al secondo canale. La batteria è semplice da estrarre diciamo dalla scocca e quindi anche molto molto accessibile. Basta premere qui il pulsante posto nella parte posteriore, tirare su, fare un pochettino di giochicchini, però comunque alla fine eccola qui, bella piccola, interessante, molto molto bella. E nulla, andiamo avanti con analizzare il resto del drone. Allora, abbiamo un altro aspetto molto interessante per quanto riguarda quest'ultimo, che sono secondo me proprio i gommini posti nella parte sottostante per quanto riguarda ogni motorino, che permette appunto di farlo atterrare bene su qualsiasi superficie e poi diciamo scivola anche poco, quindi riesce ad essere anche stabile una volta poggiato. Un'altra cosa molto interessante che ovviamente deve funzionare bene su qualsiasi drone è proprio il volo. Devo dire la verità, non dà per niente problemi, bello stabile anche se c'è un leggero venticino, non dà per niente problemi, quindi veramente molto interessante anche sotto questo punto di vista. Si gestisce bene, riesce a rimanere anche fermo, come state vedendo anche dai video. È veramente un ottimo drone per quanto riguarda questo aspetto, riuscite a fare qualche giochettino proprio con quest'ultimo. Un'altra cosa molto interessante è che se avete due prodotti del genere, quindi due droni, comunque due Xiaomi mini droni, potete fare delle lotte molto molto fighe grazie al laser, comunque al LED, questo sensore, non so come chiamarlo, posto nella parte frontale proprio a fianco alla fotocamera. Quindi
quindi veramente super super interessante anche sotto questo punto di vista, quindi è anche divertente proprio da utilizzare. Si carica tramite una porta micro USB posta nel fianco e per il resto ragazzi praticamente non c'è più nulla da dire, perché è un drone secondo me fantastico soprattutto per il rapporto qualità prezzo, quindi se cercate un drone economico lui è proprio la scelta giusta. Inoltre non esce appunto un joystick, comunque un controller all'interno della scatola, ma è tutto controllabile tramite l'applicazione gratis scaricabile su Play Store e anche su iOS per gestire proprio quest'ultimo sempre di Xiaomi, quindi tutto tramite smartphone. Molto interessante ragazzi, e nulla, direi che per oggi potrebbe anche bastare. Io come al solito invito a lasciare un bel pollice in su, a commentare e a iscrivervi al canale se ancora l'avete fatto. Fate sapere qui sotto nei commenti voi cosa ne pensate di questo drone, se lo acquisterete e se già lo avete, come vi trovate eccetera eccetera eccetera. Noi ci vediamo prossimamente qui sul canale con nuovi video molto molto interessanti. Scusate l'assenza, ma sto per tornare bello carico. Nulla, un bacione e un abbraccio, da giù è tutto, ciao a tutti!